Abbiamo vissuto un'emergenza straordinaria a cui nessuno avrebbe mai pensato, un'emergenza che ci ha trovato tutti impreparati e che ci ha fatto capire che siamo vulnerabili. E proprio partendo da questo principio, che mi ha portato a scrivere questa lettera al Presidente della Regione, intanto riconoscendogli il grande lavoro che ha fatto perché ha gestito l'emergenza sanitario in modo egregio, con grande determinazione e direi anche coraggio. Questa pandemia ci deve portare a fare delle riflessioni sul nostro sistema sanitario, sulle debolezze, sulle necessità, perché come ogni emergenza ci dà anche delle indicazioni per capire come fronteggiare meglio situazioni che si possono ripetere, ma anche la stessa normalità. E allora, partendo proprio da questo, è emerso un elemento su cui dobbiamo riflettere. Va ripensato un po' il nostro sistema sanitario, integrandolo, rafforzandolo sotto certi aspetti, sotto altri che funziona bene, per esempio rafforzando tutto il sistema territoriale, tutto quello che riguarda la prevenzione, facendo inserire anche la digitalizzazione nella presa in carico della persona, seguendola costantemente con un sistema che oggi lo rende possibile. Il sistema ospedaliero Marche Nord ha funzionato, ha dato una risposta e cure, ha garantito cure a tutti, però anche su questo va fatta una riflessione sulla rete, sui collegamenti che devono esserci sulle strutture sanitarie e poi un riferimento a quello che è stato il nostro protocollo importante che ha riconosciuto la città di Fano, ha riconosciuto una serie di servizi sanitari importanti, ha riconosciuto soprattutto anche alla luce di una nuova struttura ospedaliera la permanenza dell'ospedale Santa Croce. Però partendo proprio da questo, proprio dal ruolo che ha svolto anche nell'emergenza sanitaria, ritengo che quel protocollo possa essere integrato, non dico rivisto, ma reintegrato e rafforzato pensando al ruolo strategico sia in emergenza ma anche nella normalità che Santa Croce, in un contesto di collegamento di Marche Nord, ha svolto e può svolgere. E allora, con questa lettera, ovviamente è un richiamo, è un suggerimento, è un invito a risederci e provare a rafforzare quel protocollo che, ripeto, ha portato risultati importanti per la nostra città, ma alla luce della pandemia può essere ancora rafforzato.